Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. C'è un cambio di strategia di Matteo Salvini per le elezioni regionali, un cambio su più fronti. Il primo è quello che la Lega esclude i furbetti del bonus, comunque sia andata, perché c'è chi ha detto è stata mia mamma, è stata la mia compagna, è stato il commercialista. O è stato il commercialista, ma io non sono riuscito a fermare questa pratica, era già stata inviata con l'invio, non sono più riuscito. Matteo Salvini dice: beh, io non sto qui a vedere se è stata la mamma, se è stato lo zio, se è stato il fratello. Chi ha richiesto e preso il bonus, o solo chi l'ha richiesto, per noi è fuori. Non c'è tempo né voglia di mettersi lì e poi già la figura, il discredito per il partito è enorme, enorme. In più, il capo della Lega dovrebbe mettersi a valutare: ma tu che hai detto che è stata la mamma, ti credo? Tu che hai detto che è stato lo zio, non ti credo? Fuori, punto e basta. Vi siete giocati la vostra carriera politica. Chi sbaglia paga. Quindi l'intenzione di Salvini, a parte questo, è anche quella di non personalizzare più il voto, come in Emilia-Romagna, dove in Emilia-Romagna per il centro-sinistra e per gli uomini e donne di sinistra dell'Emilia-Romagna, quel voto era diventato non Bonaccini contro il candidato di Salvini, era diventato Bonaccini contro Salvini, era diventato un voto Salvini sì, Salvini no. E questo era diventato. Votate per Salvini o contro Salvini? I candidati erano diventati nascosti, soprattutto quello della Lega era diventato un optional il candidato, era la votazione sulle elezioni regionali era Salvini sì, Salvini no, Lega sì, Lega no. E questo ha portato a un risveglio di tante persone che non volevano più neanche andare a votare, convinti dalla sinistra, andate a votare perché questo è un referendum su Salvini. Quindi la strategia sarebbe quella di non personalizzare più il voto. L'orientamento sarebbe anche quello di non politicizzarlo, ovvero di non legarlo alla sopravvivenza o meno del governo, nel dire se vinciamo qui il governo cade, se perdiamo qui il governo va avanti, perché averlo politicizzato in Emilia-Romagna, no? Questo voto è o Salvini sì, Salvini no, cade il governo o non cade il governo, è diventato un voto nazionale, dove tutti quelli che non votavano sono stati anche andati a prendere a casa dalla sinistra, hanno fatto i pulmini per andare a prendere tutti quelli che non volevano votare o che avevano dei problemi magari ambulatori, di movimento, chi era un po' avanti con l'età. Andiamo tutti a votare perché qui si parla di antifascismo, ma vi ricordate, no? Dobbiamo fermare il fascismo. E molte persone che avevano 80 anni hanno detto: ah, qui siamo tornati indietro di 70 anni. Portatemi a votare contro i fascisti. Ecco, questo è quello che è successo in Emilia-Romagna. Quindi, per evitare che succeda di nuovo in Toscana, dove addirittura il candidato Giani, che non so se voi vi siete fatti un'idea, non è propriamente un grande simpaticone, se n'era uscito con la candidata della Lega al guinzaglio di Salvini, e la Ceccardi aveva detto: mi ha dato della cagna, praticamente, no? Praticamente. Quindi esclusione dei furbetti del bonus, non oscurare il candidato in Toscana, non farlo diventare un voto Salvini sì, Salvini no, non farlo diventare un voto cade il governo o sta in piedi. E quindi c'è un approccio differente, anche perché vi dicevo, il simpaticone Gianni, lo chiamo così perché non è Mister Simpatia, ecco, non è Mister Simpatia. Ad esempio, Zingaretti è un uomo simpatico, io l'ho sempre definito l'uomo che ride, no? Come in X-File c'è l'uomo che fuma, nel PD c'è l'uomo che ride. Quindi magari ride e fuma, non lo so, magari fuma anche, non lo so. Però almeno Zingaretti è simpatico, Bonaccini è simpatico, questo Gianni in Toscana, l'ultima cosa che è la simpatia la sua. Proprio l'ultima. Per quel poco che l'ho visto mi sono fatto quest'idea. Magari mi sbaglio, magari potrebbe andare a Zelig a fare un monologo, non lo so, chi lo sa, le vie del Signore sono infinite. Comunque, Gianni, che aveva un vantaggio di più 6%,
sul centrodestra, quindi una regione matematicamente già riconfermata alla sinistra. Ma quello che sta succedendo in Italia è che la crisi sanitaria, trasformata in crisi economica, che sta peggiorando e che sta creando diverse crisi sociali a livello di immigrazione, migranti che scappano e altre cose, questo sta facendo perdere l'illusione agli italiani che inneggiavano questo grande governo per fermare Salvini. Forse molti si sono accorti che non c'era da fermare dei Salvini, c'era da fermare Conte, non Salvini, c'era da fermare Renzi, non Salvini. C'era da fermare l'uomo che ride con lo smantellamento dei decreti di sicurezza, con lo ius soli, lo ius culturae. C'era da fermare la Bellanova che ha realizzato il sogno della sua vita, regolarizzare i clandestini, che poi è un flop. Adesso io, essendo da solo, non riesco a fare video su tutti gli argomenti, nonostante ne faccia parecchi al giorno. Ed è proprio anche questo uno dei successi del canale, proprio i tanti video dove io parlo senza interruzione. Se voi vedete, i miei video non sono tagliati, no? Se guardate i video di alcuni YouTuber, ogni 5 secondi il video è tagliato perché chissà cosa gli esce da quella bocca. Invece io, se guardate questo video, sono tutti video di 8 minuti circa, io parlo per 8 minuti senza interruzione, non ho bisogno di tagliarli. A volte mi esce qualche stupidaggine, ma è qualche stupidaggine abbastanza contenuta, no? E così, vi stavo dicendo, ho perso anche il filo. Che Gianni, che era più 6, si è ritrovato in un ultimo sondaggio commissionato dal PD, non commissionato da Salvini. Commissionato dal PD, vede il vantaggio minimo della Ceccardi dello 0,5. Ma quel vantaggio minimo è un risultato eccezionale, perché da meno 6 a più 0,5 vuol dire che in poche settimane la Ceccardi ha guadagnato il 6,5% o Gianni ha perso il 6,5%, come la volete vedere. Però attenzione che appunto gli italiani sono disillusi di questo governo e questa disillusione li sta portando a cambiare le loro opinioni di voto. Quando hanno visto i migranti scappare da tutte le parti in mezzo alla campagna senza meta, dire che la politica migratoria di Salvini era un orrore, ci vuol coraggio, eh? E ci vuol coraggio tentare di smantellare e di smantellare i decreti sicurezza che funzionavano. Quindi io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.